Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi è lunedì, lunedì facciamo l'analisi ciclica, l'analisi tecnica dei mercati delle criptovalute, anche perché in questa settimana sono successe un sacco di cose, soprattutto nella famosa giornata del diciamo caos relativo a Tether, relativo a Bitfinex. Quel pericolo che c'è stato, ragazzi, con la chiamata in giudizio da parte dello Stato di New York nei confronti di Bitfinex. Queste cose, ragazzi, sono sempre un po' complicate da giudicare perché dietro questo tipo di rivelazioni, questo tipo di news, ci possono essere una serie di poteri forti che è difficile da analizzare chiaramente in un video YouTube, è difficile da analizzare soprattutto anche per chi ha migliaia e migliaia di chilometri di distanza. Ragazzi, e poi fare affidamento sulle news che circolano online su questo tipo di eventi. Sapete bene come molte di queste siano anche un po' manipolate, quindi inutile parlare di questi argomenti, almeno a mio avviso, se non per fare un po' di conversazione, che è sempre bello e sempre giusto farlo, ma guardiamo poi i grafici per cercare di capire, ne parleremo nel video di oggi, anche se quello che è successo la settimana scorsa con il problema di Tether nei confronti di Bitfinex e dello Stato di New York può essere valutato come una cosa effettivamente negativa, effettivamente drastica da tenere sotto controllo o altro. C'è anche una grande novità relativamente a Ethereum, che nel breve periodo ha fatto un cambio di trend e lo guarderemo. Si sta avvicinando la scadenza ciclica di cui vi ho parlato nelle scorse settimane. Della prima decade di maggio e i mercati un po' ne risentono, anche se Bitcoin rimane assolutamente molto forte. Quindi ci spostiamo sui grafici per questo video del lunedì e andremo a vedere tutte queste cose. Ma prima di andare a vedere il video, io vi richiedo, come ogni settimana, l'iscrizione al canale e il mi piace per questi video, ragazzi. Ovviamente sostenere il canale, ma scrivetemi anche nei commenti quello che pensate voi della situazione attuale di Bitcoin. Oh, eccoci qui davanti al grafico di Bitcoin contro USD e abbiamo proprio preso il grafico di Bitfinex. Guardate un po' quello che è successo in questa settimana. Eravamo qui la scorsa settimana, quindi abbiamo avuto tutti questi giorni e il mercato ha fatto la sua metà ciclica. Guardate che precisione nella scadenza ciclica del 25 aprile. La scadenza ciclica che io non ho neanche riportato, ragazzi, perché non l'ho neanche detta la metà ciclica, i 10 giorni in sostanza. Intanto perché ne abbiamo parlato tante volte nel canale, ragazzi, i cicli possono essere ternari o binari, ma questo diciamo non è un argomento di discussione di questo video. E questa è una classica conclusione di metà ciclo, quasi dipinta. Questo è proprio un dato che fa ridere a volte un po', anche per il fatto che l'evento scatenante questa chiusura è stato quello relativo al caos tra Tether e Bitfinex. Guardate un po' quello che è successo, ma cosa è cambiata, cosa è cambiato, diciamo, da questo tipo di chiusura ciclica? Assolutamente nulla, perché una chiusura ciclica di metà ciclo come questa non ha fatto assolutamente alcun danno. Guardate qui, non ha intaccato il minimo di 5.000 dollari, non ha portato cambi relativo all'oscillazione del mercato negli ultimi giorni, che si è riportato subito vicino ai 5.000 e 4-5.500 dollari. Assolutamente niente, ragazzi, però una cosa la dobbiamo tenere sotto controllo e ora qui parliamo di ipotesi, vediamo solo le cicliche oggi, ragazzi, poi un accenno veloce all'analisi tecnica, ma la resistenza indicata qui ve l'avevo già indicata più di un mese fa, questa era l'area di congestione importante, Bitcoin ci è arrivato. Non è detto che non la superi, però ovviamente l'avete visto l'effetto che ha fatto. È chiaro che insomma era una struttura di prezzi assolutamente complessa da superare al primo colpo. Da qui in poi, ragazzi, quello che è successo, analizziamo gli ultimi giorni per capire quello che ci interessa, cioè il futuro. Negli ultimi giorni, questo rimbalzo che avete visto, ragazzi, è il nuovo ciclo intermedio, cioè quella parte che va da qui
alla chiusura che ci attendiamo verso la decade di maggio, insomma, dovrebbe essere entro i primi 10 giorni di maggio più o meno, ragazzi, sapete che non c'è una precisione sulle giornate, ma questo è quello che sta succedendo. In sostanza è come se facesse un altro movimento di questi circolari che vedete, fatto esattamente così, ecco. È come se state assistendo a questo movimento circolare che dovrebbe andare poi a concludersi in questa decade di maggio, nella prima decade di maggio. Allora, qua abbiamo dei livelli di prezzo che vanno assolutamente mantenuti sotto controllo. Il primo è questo minimo che è a 5.500, scusa, 5.050, ragazzi, oggi ce l'ho coi prezzi, che è qui, e l'altro è questo livello di massimo, questo qui, ragazzi, questo qui, che è 5.690, ok? Questo è un livello importantissimo da un punto di vista ciclico e deve essere mantenuto sotto controllo. Adesso vi metterò, ecco, li inseriamo con un colore differente, così abbiamo anche chiara questa view. Allora, cosa sono questi livelli e cosa sanciscono questi livelli? Sanciscono dove si andrà nella chiusura ciclica verso il mese, verso la prima decade di maggio. Se il mercato, se Bitcoin riuscirà a rompere questo livello 5.690, allora questo ciclo probabilmente sarà un ciclo rialzista che insomma indicherà una grande forza del mercato, una grande forza del mercato. Non è una cosa che io mi aspetto, devo essere sincero, ma sapete che Bitcoin ci ha abituato a tante tante sorprese, quindi nulla vieta al mercato di fare effettivamente anche la rottura di questo livello, ma è più comune in una fase ciclica come quella attuale che il mercato vada a rompere invece i 5.050. È più comune, ragazzi, più comune, non sicuro, ok? Non mi venite a dire, come molti a volte hanno fatto perché leggono il titolo e poi non vedono il video, che io dico che si scende o si sale. Non è questo, non è il discorso. Il mercato fa quello che vuole, noi dobbiamo cercare di capirlo, il mercato in questo momento. E come? Prendendo delle posizioni. È chiaro che se io mi aspetto che questa fase ciclica sia leggermente più negativa, più ribassista, che vada a rompere questi livelli, potrò magari cercare in queste giornate, tra domani e oggi stesso, un livello di ingresso short selling. Se invece mi aspetto che questo mercato vada a rompermi questa fase qui, magari cercherò un ingresso in buy, quindi long relativo a questo mercato. Ognuno poi fa le sue considerazioni, la sua strategia e assume le posizioni che vuole, ragazzi, però in questo caso la probabilità che si vada al di sotto di questo minimo è un po' più alta, perché siamo in una fase ciclica un pochettino delicata, quindi è probabile che il mercato magari non riesca a superare questo livello di prezzo e vada a fare effettivamente un ribasso che poi magari, ragazzi, cosa fa? Fa 5.030 invece di 5.050 e finisce là. Ok, non è detto che vada a diventare una catastrofe. Voi dovete un po' liberarvi da questa idea del fatto che il mercato, quando assume una direzione, lo fa in maniera enorme, perché i mercati delle cripto ci hanno abituato a questo, ma negli ultimi periodi sono cambiati, ne parliamo sempre con l'Academy, sono cambiati i mercati, abbiamo delle analisi sottostanti di natura statistica che ce l'hanno evidenziato, ho fatto diverse ricerche relative a queste cose, negli ultimi mesi i mercati hanno assunto un atteggiamento diverso da quello dell'anno scorso. Da un punto di vista quindi di analisi ciclica, questo è un ciclo che dovrebbe andare a chiudere qui, ragazzi, più o meno sotto il livello di 5.050. Se invece se ne parte, va su, vuol dire che sarà rialzista anche questo ciclo, per cui significa che avremo questi 21 giorni, vedete qui, totalmente rialzisti, quindi grande, grandissima forza del mercato. Quindi staremo a vedere. Ben diversa invece la chiusura di questi 21 giorni, ragazzi. La chiusura di questi 21 giorni potrebbe essere una bellissima occasione per tentare un long per chi di voi è rimasto fuori dal mercato, ma ne parleremo in un altro episodio, in un altro video. Andiamo a vedere invece Ethereum. Guardate un po' Ethereum. Ethereum ha già fatto
il ciclo ribassista di cui vi parlo, mentre Bitcoin no. Ma è, su Ethereum questo ciclo ribassista è già avvenuto, perché Ethereum, ragazzi, nel breve periodo ha un canale ribassista. Ha un canale ribassista che io adesso vi farò, vi disegno così, vedete? Questo è il canale ribassista di Ethereum, per cui se noi dovessimo pensare ad un'eventuale close ciclica anche su Ethereum intorno, vedete, alla decade di maggio, più o meno qui, mi aspetto che questo ciclo continui ad andare al ribasso e che faccia probabilmente, questa è un'altra metà ciclica, probabilmente faccia un atteggiamento del genere, come in realtà già sta facendo, ragazzi. Quindi è possibile vedere Ethereum magari andare a testare la parte bassa di questo canale, ma comunque un po' deboluccio, ed è possibile attenderlo magari sui 140-145, quindi sul suo livello di supporto immediato, se rompe questo viola che vedete qui, che sono i 155, questo livello di supporto di fascia di prezzo è esattamente coincidente con la close di questo canale. Quindi, insomma, da manuale di analisi tecnica su Ethereum, ma sappiamo che Ethereum si muove un po' meno manipolato, sembrerebbe meno manipolato di Bitcoin. Questo è un ciclo sottostante ternario, quindi potrebbe fare 1, 2, 3, ma insomma, ragazzi, sono cicli intradabili, diciamo così, quindi cancello proprio l'informazione. Vedete qui come ha reagito a questo livello di resistenza, questa fascia di prezzo di resistenza è molto forte. Il trend di medio periodo di Ethereum resta rialzista, ma comunque da questo punto è iniziato un trend di breve al ribasso che va tenuto assolutamente sotto controllo, anche perché se guardate bene il segnale di debolezza dell'RSI lo indica in maniera chiara che il mercato la sua forza l'ha persa. Poi è chiaro, potrebbe semplicemente chiudere anche in una leggera barra di congestione, magari nei prossimi giorni, fa questa chiusura ciclica e parte un siluro, perché voi dovete ricordarvi anche che nelle chiusure cicliche, ragazzi, ci sono anche le ripartenze. Quando un mercato chiude, guardate qui, chiusura ciclica, ma guardate che ripartenza, perché sì, dal lato sinistro noi vediamo il ribasso, ma dal lato destro poi c'è la ripartenza. A volte non è una V, questa è una V, una ripartenza V, si dice così. A volte semplicemente fa questo, guardate qui, una semplicemente barra di congestione e poi risale. Quindi i cicli sono diversi tra di loro, perché i mercati reagiscono anche alle news, a quello che succede durante le giornate, quindi non sono tutti uguali. Ma vi ho detto quello che mi aspetto, è una fase di riposo dei mercati, nulla vieta di continuare. Quindi Bitcoin da monitorare il superamento di 5.690, se non lo fa è probabile, ripeto, probabile, non sicuro, che vada a fare una close ciclica entro la decade di maggio sotto i 5.050, anche con una singola spike, ragazzi, perché non serve più di tanto. Se invece la stessa cosa su Ethereum, che ha intrapreso un trend di breve ribassista, questa è una piccola correzione, ragazzi, vedete, è una piccola correzione di un trend al rialzo. E in questo pullback, diciamo, chiamiamolo così, questa fase di ribasso, se dovesse sussistere su Bitcoin, è un punto di ingresso, può essere considerato un punto di ingresso nel mercato. Facciamo così, ne parliamo nel prossimo video che farò e vi farò vedere come, seguendo quello che ho spiegato nel corso di formazione gratuito, come fare holding sul mercato finanziario e farlo bene, si può utilizzare questo tipo di ingresso come il famoso ingresso pullback del mercato, e vedremo che cosa si potrà fare su Bitcoin in questo caso secondo quel tipo di strategia, ovviamente con tutte le riserve relative a una strategia che sapete bene non è mai proficua al 100%, ma noi lo applichiamo anche per fare un esempio di strategia, di come si ragiona secondo quello che ho spiegato in quel corso di formazione. Chi di voi non l'avesse visto può farlo, è gratis sulle playlist di YouTube. Io vi ringrazio per questo video, noi ci rivediamo con il prossimo in settimana e vi auguro buon inizio settimana a tutti. Ciao!